momento andare la sera sul TG1 e dire è stata fatta la legge. E stasera, signor Ministro, lei o chi per lei, potrete andare al TG1 a dire abbiamo fatto contro il caporalato, la CGIL è contenta verso il referendum, eccetera. È un errore grave, ma comprendo che questo accada. Ma almeno non inseriamo errori drammatici. Se mi rivolgo al Ministro, mi rivolgo ai rappresentanti delle commissioni, non viene cambiato il parere su questo emendamento, vuol dire che davvero dimenticate anche l'effetto concreto di quello che approvate. Tranquilli, al TG1 ci andate lo stesso, ma almeno evitate di commettere errori che potranno colpire, da quando la norma entrerà in vigore, tante imprese che magari vi hanno visto sul TG1 stasera e poi pagheranno i Grazie, danni del vostro deputato. presenzialismo. Grazie. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, dichiaro aperta la votazione sull'8.52. Parere contrario di Commissione Governo. Galli. Allora. Hanno votato tutti. La votazione è chiusa. Favorevoli 91, contrari 315, la Camera respinge. 8.53, parere contrario di Commissione e Governo. Se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Bolognesi. Carrozza. Votato? Bene, la votazione è chiusa. Favorevoli 67, contrari 354, la Camera respinge. Siamo all'8.3. Anche qui c'è un invito a ritiro parere contrario, nessuno interviene, la votazione è aperta. Murer. Crini. Allora, ci siamo? Tutti hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 117, contrari 303, la Camera respinge. Allora, passiamo all'8.28. Qui abbiamo invito a ritiro parere contrario di Commissione Governo e un parere contrario anche della Quinta Commissione. Deputato Bernini, prego. Sì, grazie Presidente. Ora c'è una questione che non è stata adeguatamente presa in considerazione, a mio avviso, dalla maggioranza, dal Governo. Ovvero, se vogliamo veramente togliere substrato vitale ai caporali, ovvero a coloro che fanno intermediazione illecita di manodopera e che quindi avviano i lavoratori molto spesso allo sfruttamento, dobbiamo far sì che la domanda e l'offerta del lavoro in agricoltura si incontrino. È questo il vero nodo del contendere. Non servono solo le sanzioni, la rete del lavoro agricolo di qualità, lo diremo dopo, a nostro avviso non è la soluzione vincente. Bisogna far sì, lo ripeto, che domanda e offerta del lavoro agricolo si incontrino.